È un grande traguardo di cui siamo molto orgogliosi, sia perché coincide appunto con Pesaro 2024, quindi un'occasione unica per Pesaro come città della cultura, sia perché diciamo coincide con il nostro 20° anniversario. Ma per darvi un'idea dei numeri delle passate 19 edizioni, vi dico soltanto che il festival ha prodotto circa 170 concerti, dando voce a circa 336 artisti provenienti da tutto il mondo, quindi si è fatto davvero un promotore culturale e un promotore della valorizzazione degli strumenti, degli organi, perché appunto è un festival organistico, e delle chiese che però li contengono, perché una delle nostre cifre stilistiche è proprio il fatto di volere fare concerti la cui musica sia sempre in sintonia con l'architettura della chiesa e con gli organi che vengono utilizzati. I musicisti delle passate edizioni provengono di fatto da tutto il mondo, da più di 20 paesi e da quasi tutti i continenti. L'odierna edizione è improntata a uno sguardo anche a comuni diversi da Pesaro, per cui l'associazione ha pensato bene di estendere questa iniziativa alla partecipazione dei comuni di Montelabate, di Monbaroccio e, quel che è più importante, Urbino. Per quello che riguarda Pesaro invece, gli eventi centrali sono quelli della Chiesa di Cristo Re, da cui prende il nome proprio il festival, grazie ad un organo splendido, che era l'organo costruito per un'esposizione internazionale a Milano nel 1906. E qui abbiamo l'inaugurazione con l'ensemble Chroma, formato da Lucia Ferrati, che leggerà dei percorsi di lettura, con l'organo a quattro mani, e qua mi metto in prima linea, io e mio marito, con il quale, perché non potevamo che fare così per la 20° edizione, e con un concerto che farà un tappeto sonoro ma anche un accompagnamento molto pertinente alle letture scelte da Lucia Ferrati.